viene un sospetto. Il mio sospetto è questo: potrebbe esserci un'influenza patologica del fatto che le donne in rete utilizzano la rete e quindi si innesta un ruolo, che è quello mediatico, che è molto più preponderante che non il loro ruolo di comunicatrici dei valori femminili. E io temo che per quello che riguarda almeno queste ultime considerazioni che facevamo sia una questione più terra terra, se vuoi, cioè semplicemente le donne e le madri sono i market movers, cioè coloro che decidono poi gli acquisti e che muovono anche il mercato. Nel momento in cui è diventato facile raggiungerle e incredibilmente facile convincerle a farsi veicolo pubblicitario, si è aperto un mondo alle aziende, si sono aperte anche delle professioni, perché alcune di queste madri fra le più popolari sono diventate a loro volta delle agenti, cioè quelle che mettono in contatto le aziende con le altre madri che fanno dei corsi a loro volta a pagamento su come si fa un blogger redditizio, perché in quanto popolare, e esistono dei tariffari. Di fatto credo che sia interessante la sproporzione, perché una madre blogger avrà comunque in regalo, che so, un passeggino o una fornitura di pannolini, un'azienda avrà molto di più.